Professor Fazzi, lei lo aveva detto, avremmo pagato lo scotto delle feste per i campionati di calcio. Purtroppo così è stato perché c'è stato un aumento dei contagi in Abruzzo. Ma qual è la situazione attuale Covid nella nostra regione? La situazione attuale è questa: c'è una discreta circolazione del virus che però non dà grosse manifestazioni. Cioè, al limite osserviamo dei casi a tipo flu syndrome, quindi malattie da raffreddamento con lievi rialzi febbrili, e fortunatamente pochi sono i casi per i quali è richiesta l'ospedalizzazione. Quindi è una situazione abbastanza simile a quella dell'anno scorso. Questa è una situazione che in realtà ci fa stare tranquilli adesso, ma che ci preoccupa per il futuro, perché abbiamo visto cosa è successo poi in autunno. L'autunno inoltrato, ovviamente, questa circolazione virale nei mesi estivi ovviamente ha dato la possibilità al virus di traslarsi in un momento temporale climatico a lui favorevole, quindi il freddo, e quindi abbiamo visto che c'è stata una terribile cosiddetta seconda ondata tra novembre e dicembre nel nostro paese. Ora, questa cosa fortunatamente non succederà, secondo me, per via dei vaccinati e dei vaccini. Quindi sicuramente dobbiamo far circolare meno il virus con tutte le precauzioni del caso, mascherina, lavaggio mani, tutte cose che conosciamo, evitare le aggregazioni sociali. Ma d'altra parte questo è un virus che può essere di fatto combattuto esclusivamente con il vaccino. Non ci sono altri mezzi. Farmaci antivirali specifici non esistono, anche se la scienza sta progredendo e so che ci sono dei progressi in tal senso, quindi stanno valutando diversi farmaci ad azione anti-SARS-CoV-2, però al momento attuale l'unica arma che abbiamo è il vaccino. Però bisogna specificarlo, e lei lo fa spesso, anche chi si vaccina deve stare attento, perché se sono remote le possibilità di prendere il virus, comunque una possibilità c'è, sia di prendere che di infettare, quindi ovviamente mascherine, distanza di sicurezza, non bisogna abbassare la guardia. Assolutamente no, perché? Perché questi vaccini purtroppo non vanno a sterilizzare le alte vie respiratorie, fortunatamente invece vanno a sterilizzare le basse vie respiratorie, il motivo per cui i vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale difficilmente ammalano di polmonite e quindi difficilmente poi vengono ricoverati. Quindi questi sono vaccini che ci proteggono dalla grande malattia e dalla morte, ma purtroppo non ci proteggono dalla infezione. Alcuni vaccinati sicuramente riescono ad evitarla, ma una buona fetta di vaccinati invece purtroppo ammala di flu syndrome, quindi di malattie da raffreddamento anche d'estate, e ovviamente con la capacità, la possibilità di diffondere nell'ambiente il virus. Peraltro questa è una fase dove in Italia gira, e non solo in Italia, la variante Delta, quella definita ex indiana, che ha una capacità infettante molto elevata e sembra che dia una quantità di produzione di virus, i cosiddetti virioni, da 100 a centinaia fino a 1000 volte superiore a quelle delle altre varianti. Quindi abbiamo di fronte quindi un virus ad alta infettività e ad alta carica virale. Quindi sicuramente anche i vaccinati devono stare momento attenti, perché comunque anche loro possono ammalarsi o comunque far circolare il virus. Professore, un vaccino che dia l'immunità, ci si sta lavorando, l'immunità completa la malattia? Allora, ci sono buone prospettive per un vaccino statunitense, si chiama Novavax, ed è un vaccino molto convenzionale, cioè non è un vaccino mRNA o a vettore virale, è un vaccino
molto simile a quella all'antinfluenzale. Che cos'è? Una proteina ricombinante, ovviamente simile ad una proteina virale, adesa ad una struttura che si chiama protein M, che è un adiuvante, ed è un vaccino molto convenzionale. Gli studi sono molto promettenti, perché sembra che a parte la capacità di avere un'attività immunogenica molto simile a quella mRNA, sembra che possano nella stragrande maggioranza dei casi sterilizzare anche le alte vie respiratorie. Questo vaccino probabilmente arriverà in Europa in autunno. Ultime due domande e poi la lasciamo andare. Innanzitutto, tempo di vacanze, Ferragosto, qualche consiglio utile per evitare i contagi? Allora, come dicevo prima, evitare le aggregazioni il più possibile, quindi per aggregazioni si intende ballare, andare nelle discoteche, anche se questo è un problema per chi ovviamente lavora in questo ambito. Oppure dare la possibilità anche a chi voglia andare in discoteca di farlo, magari però facendo vedere di avere in possesso il Green Pass e quindi la vaccinazione. Ecco, poi abbiamo visto che comunque la mascherina negli ambienti chiusi è un ottimo sistema anti SARS-CoV-2. All'aperto, tutto sommato, in questa fase fa pure molto caldo, potremmo anche togliere la mascherina pur rimanendo a debita distanza dall'interlocutore. Ecco. L'ultima domanda, lei non ha la palla di cristallo, però le sue previsioni ci azzeccano sempre. Per questo autunno cosa si prospetta? Allora, io, come avevo detto prima, secondo me sarà un autunno meno caldo rispetto a quello dell'anno scorso. E se si riuscirà a raggiungere una quantità importante di vaccinati, noi faremo circolare meno il virus, o comunque, pur facendolo circolare, il virus non avrà un target su cui fare decisamente male, e quindi magari ci si ammalerà di più di raffreddore, ma non ci si ammalerà di polmonite interstiziale con tutte le conseguenze che abbiamo visto. Quindi io mi aspetto purtroppo una circolazione del virus e un numero comunque più elevato rispetto a quello attuale di soggetti che ammaleranno e che dovranno essere ospedalizzati. Però rispetto all'autunno scorso, l'autunno-inverno scorso, mi aspetto sicuramente un minor numero di decessi e sicuramente anche un minor numero di ospedalizzati.